abbiamo conoscenza. Bentrovati cari amici e cari amiche di Tutta Salute, noi qui stavamo già chiacchierando con il dottore. Allora, puntata di oggi, lo vedete nella nostra fascia il titolo, obesità molto più di un problema di peso. Allora, intanto ne soffrono più di 25 milioni di italiani, stiamo parlando sia di obesità che di sovrappeso. In pratica il 46% degli adulti, ovvero 23 milioni, e il 26,3% dei bambini e degli adolescenti tra i 3 e i 17 anni, pari più o meno a più di 2 milioni. Questo emerge dal quarto rapporto sull'obesità riferito all'anno 2021 e c'è anche la collaborazione con l'Istat. Quello di quest'anno ancora probabilmente non è uscito perché esce a fine novembre, quindi diciamo che dobbiamo aspettare la fine del mese, però questi sono i dati di riferimento che abbiamo ad oggi. Oltre ai dati, a preoccupare gli esperti è anche il fatto che una larga quota di italiani o comunque di persone che soffre di questo problema non pensi di averlo, non pensi di avere un problema, e questo capita anche con i genitori che per esempio non riconoscono l'obesità dei loro figli, e questo poi ha delle conseguenze anche sui comportamenti alimentari e su tutta la tematica della prevenzione, di cui parleremo anche con il nostro dottore. Allora, quindi andiamo subito a presentare l'ospite di oggi, un amico nuovo di Tutta Salute, non sarà l'ultima volta spero, grazie al dottor Andrea Lucchi, direttore della chirurgia generale dell'ospedale di Riccione. Benvenuto dottor Lucchi. Grazie, buongiorno a tutti, molto grazie dell'invito. Grazie a lei. Allora vado avanti, centro di chirurgia bariatrica di Riccione che ha iniziato l'attività in chirurgia bariatrica nel 2021, questo centro, che però è già stato identificato dall'AUSL come centro leader della chirurgia bariatrica in Romagna e nel 2023 ha ottenuto l'accreditamento della SICOB, che è la Società Italiana di Chirurgia dell'Obesità e delle Malattie Metaboliche, dopo la verifica di scrupolosi standard qualitativi, quindi insomma molto, un centro molto importante. Allora dottore, in Emilia Romagna il 42% tra i 18 e i 69 anni ha un eccesso di peso, presenta un eccesso di peso, in particolare 900.000 persone sono in sovrappeso, 300.000 più o meno obesi, e il picco di incidenza si registra soprattutto negli uomini tra i 50 e i 69 anni. Questi sono dati, dottore, che ci dicono che quindi l'obesità è in crescita e ha anche un genere specifico? Ha detto bene, l'obesità è in crescita. Si calcola che in un recente report mondiale del World Atlas Obesity, in proiezione nel 2035 avremo il 35% della popolazione in Italia obesa. Attualmente siamo all'11%, quindi le stime sono purtroppo catastrofiche in questo senso. Quindi anche in Romagna questo è un problema, i dati li ha appena detti lei, ci sono circa 300.000 obesi, ovviamente di questi non tutti sono candidabili ad intervento chirurgico, ma esatto, poi ne parleremo specificamente. Sì. Intanto le chiedo, quando è che una persona è obesa? Quando possiamo parlare di obesità? Abbiamo, grazie a Gianmarco Zannoni, anche qualche immagine che ci aiuta, no? Ecco, dottore, qua abbiamo diciamo diversi gradi, no? Diversi stadi, non so, mi dica lei come chiamarli, di possibile peso, no? Sì, questo grafico fa riferimento a un indice che è l'indice di massa corporea o BMI in inglese, che è un rapporto fra il peso in chili e l'altezza in metri al quadrato, e in base a questo si fanno delle categorie di peso. Vedete che fino a 25 si è in normopeso, da 25 a 30 di BMI si è in sovrappeso, poi iniziano i gradi di obesità che partono da 30 fino a 35, un'obesità di primo livello, secondo livello da 35 a 40, di terza classe sopra i 40. Poi c'è una classe ulteriore non scritta, che è la superobesità, quando il BMI è superiore
a 50. Sono tutti, questi sono tutti i parametri, dottore, in cui viene considerata anche l'altezza, no? Viene considerata, è un rapporto fra il peso in chili e l'altezza. Quindi è una sorta di peso specifico del peso. In realtà non è sufficiente il parametro BMI solo per dare un'indicazione alla chirurgia bariatrica. Quindi sono necessarie altre valutazioni che prendono in considerazione la circonferenza vita, e la valutazione di tutte le comorbidità che sono presenti. Ecco, si parlava appunto di obesità uomo-donna, quindi questioni di genere, no? Perché il grasso, l'obeso è obeso diversamente da uomo o donna, certo. Perché c'è una localizzazione diversa. Vediamo, Gianmarco, anche la foto in cui appunto vediamo le due tipologie, uomo e donna. Qua sono, diciamo che per avere un'idea, un'immagine, no? Mela e pera. Diciamo che la donna tende di più ad accumulare il tessuto adiposo nel sottocute, quindi nei fianchi, nei glutei. Nell'uomo l'obesità, il tessuto adiposo, tende ad accumularsi di più all'interno dell'addome, cioè attorno ai visceri. Perché l'obesità, dottore, è una malattia multifattoriale. Che cosa significa? Significa che l'obesità porta con sé una serie di comorbidità. È risaputo ormai da tempo che l'obesità riduce la qualità e la quantità di vita. Questi sono dati purtroppo epidemiologici. Però l'obeso ha, in base al BMI che raggiunge, ad esempio, over 40, si chiama obesità patologica. Perché? Perché anche se l'obeso che ha un BMI di 40 non ha ancora problemi, è solo obeso, ma non ha nessun tipo di patologia, è molto probabile che per la sua obesità sviluppi, possa sviluppare ipertensione, diabete, artropatia da carico, apnea ostruttiva durante il sonno e non ultimo, e purtroppo grave, l'aumento di incidenza di vari tumori, soprattutto il colon, la vescica, lo stomaco, sono nel paziente obeso, sono purtroppo il pancreas, sono più frequenti. Quindi l'obesità è una patologia grave. Allora le chiedo, dottore, prima di vedere l'intervento della nostra Iris, al centro di Riccione quanti pazienti seguite, quanti interventi fate l'anno? Dunque, noi siamo un centro giovane, come ha detto lei, siamo partiti nel 2021 e attualmente abbiamo in studio circa 200 pazienti, c'è un interesse crescente verso il centro, soprattutto di pazienti romagnoli. Premetto che molti romagnoli si sottopongono a interventi chirurgici per obesità. Nel 2022 sono stati 325 e sottoposti a chirurgia bariatrica all'interno della Romagna, in strutture pubbliche e private, per lo più private. Nel nostro centro c'è sempre più interesse dei pazienti romagnoli, questo ci fa piacere, noi siamo una struttura pubblica e vogliamo operare principalmente i nostri pazienti. E quest'anno concluderemo l'anno con più di 100 procedure eseguite, abbiamo raggiunto l'accreditamento della SICOB, che come centro accreditato è un accreditamento su 3 livelli, noi siamo al secondo livello, scusate, puntiamo in maniera ambiziosa ad avere nei prossimi anni il riconoscimento come centro di eccellenza. E 100 interventi l'anno è un buon numero? 100 interventi l'anno ci consentirebbe già di avere l'eccellenza. È un numero, perché l'accreditamento va da 25 pazienti a 50 casi a 100 casi. Ecco. E da dove vengono gli altri che non sono romagnoli? Gli altri che non sono romagnoli, noi nella nostra casistica la maggior parte sono pazienti romagnoli, però abbiamo un afflusso dall'Emilia, soprattutto dal Ferrarese, qualcuno da Reggio Emilia e qualche paziente dalle Marche. Qualche paziente.
Allora, dottore, la terapia chirurgica dell'obesità grave nasce in Italia a metà degli anni 70 e nei primi 20 anni della storia della chirurgia bariatrica c'è un vero e proprio sconvolgimento culturale, no? Perché inizialmente era persino difficile accettare da parte della comunità medica, della comunità scientifica, lo stesso concetto che l'obesità si potesse curare chirurgicamente. Ce l'ha detto lei, è una patologia grave, ma anni fa, ecco, non era ritenuta tale. Quindi, in che cosa consiste questa terapia chirurgica? Quanti interventi ci sono e come poi vengono fatti? Come si opera? La chirurgia dell'obesità nasce negli Stati Uniti negli anni 50. Mm-hmm. Da noi si è evoluta, diciamo, a cavallo fra gli anni 90 e il 2000, primi anni 2000. C'è stato proprio un aumento. E diciamo che tutti gli interventi si possono, diciamo, dividere in categorie in base al loro meccanismo d'azione. Il meccanismo principale d'azione è un tipo di tipo restrittivo, cioè riducendo in varia maniera il volume dello stomaco, okay, in dipendenza proprio del tipo di procedura, il volume si riduce, la capienza si riduce, ci sta meno cibo nello stomaco, ci si sente sazi prima, non si ha più fame e quindi si introduce meno quantità di cibo e si dimagrisce. Non c'è alterazione dell'assorbimento. Questa è una prima categoria. Poi ci sono interventi che introducono una quota di malassorbimento, cioè modificando l'anatomia dell'intestino, mm-hmm, il cibo viene assorbito meno, mm, a parità di calorie se ne assorbono meno. Ci sono altri tipi di interventi misti che combinano i due principi di funzionamento. Mm-hmm. Poi ci sono anche gli interventi che hanno un meccanismo di funzionamento ormonale. Vogliamo vedere, dottore, anche con l'aiuto, sì, del nostro Gianmarco, le varie casistiche. Ecco, questo che cos'è? Questo è una procedura endoscopica, in realtà, uh-huh, è il cosiddetto palloncino intragastrico. Erroneamente viene ritenuto una procedura che consente, fine a se stessa, che consente di perdere peso. Non è così. Nelle linee guida e nei centri che fanno chirurgia bariatrica, questo intervento è integrato in una terapia sequenziale, cioè viene posizionato il palloncino che riduce il volume dello stomaco, quindi causa un senso di sazietà precoce per far perdere chili ai pazienti con gravi comorbidità che avrebbero un rischio operatorio elevato. Le faccio per dire, paziente che pesa più di 200 kg, difficile da gestire anestesiologicamente, chirurgicamente, può mettere un palloncino per 6 mesi, perché dopo va rimosso. Ah, e poi va rimosso? Va rimosso, quindi, e poi fare un intervento chirurgico. Mm-hmm. Quindi l'idea diffusa dei pazienti che vengono da me è che questo sia un trattamento definitivo, non lo è. Non lo è. Mm-mm-mm. E gli altri, vediamo le altre casistiche, grazie Gianmarco. Allora, questo è il bendaggio gastrico, ecco, molto diffuso negli anni 2000, mm-hmm, e ne sono stati posizionati tantissimi, anche noi l'abbiamo fatto. Adesso è in una fase calante perché è un intervento che ha vantaggi, nel senso che ha poche complicanze perioperatorie, non viene tolto nessuna parte dello stomaco, l'anatomia rimane inalterata, però ha delle complicanze tardive importanti, cioè l'anello si tende a spostare. Ah. E quindi a lungo andare ne abbiamo tolti diversi. Ha ancora una sua indicazione e una sua realtà, penso soprattutto ai pazienti molto giovani, però è una delle metodiche, diciamo, meno utilizzate in questo periodo. Per la verità adesso abbiamo anche metodiche endoscopiche, che lì non ci sono, una su tutte, l'endosleeve, che stiamo facendo nel nostro centro in collaborazione con l'endoscopia digestiva di Rimini del dottor Di Marco, in cui viene fatta una sorta di sutura dello stomaco per via endoscopica, anche lì all'interno di un protocollo gestito dal team, perché poi parleremo del team, che è l'arma vincente nel trattamento dell'obesità. Certo, abbiamo un'altra foto, Gianmarco, grazie, vediamo un po'. Ecco, questo è il bypass gastrico. Questo è il bypass gastrico, che è l'intervento, è stato l'intervento più eseguito al mondo fino a qualche anno fa. Prevede la creazione di una piccola tasca gastrica, uh-huh, e viene bypassato circa 1,5 metri di intestino. Questo intervento viene fatto in maniera mini-invasiva sempre, quindi in laparoscopia. Noi a Riccione abbiamo fatto una variante di questo intervento
che si chiama bypass gastrico con fundectomia e stomaco esplorabile secondo Zappalesti, che è, una variante del bypass gastrico che consente di studiare lo stomaco, che in quel caso lì rimaneva escluso dallo studio endoscopico, cioè rimane praticamente isolato lo stomaco, che dove non passa il cibo, e il duodeno rimangono isolati. Noi purtroppo in Romagna abbiamo un'incidenza di cancro gastrico ancora molto elevata. C'è un'epidemiologia brutta per noi, per cui io ho ritenuto che di adottare questa modifica dell'intervento per garantire ai nostri pazienti di poter esplorare nell'arco della loro vita lo stomaco, il duodeno, la via biliare. Quindi lo facciamo noi, sono pochi altri centri che lo fanno in Italia, è una variante del bypass gastrico. Tra le procedure che non abbiamo evidenziato c'è quella più diffusa al mondo attualmente, che è la sleeve gastrectomy, che è una sorta di gastrectomia verticale, sempre fatta in maniera mini-invasiva, che comporta la creazione di un tubulo gastrico che riduce la volumetria dello stomaco da 3 litri, 2 litri e mezzo, a circa 50-60 cc. Ed è l'intervento più effettuato al mondo, anche in Italia attualmente. Sì, noi facciamo riccione sia la sleeve gastrectomy che il bypass gastrico modificato, che altre procedure che fanno parte un po' del bagaglio di un centro che voglia fare veramente chirurgia bariatrica. Un centro d'eccellenza anche come quello di riccione. Ma le volevo chiedere, quanto durano questi interventi? Quanto si sta sotto i ferri? Ferri, in caso di una sleeve gastrectomy si sta 40 minuti, un'ora di anestesia. In caso di bypass gastrico un'ora e mezza, quindi sono comunque tutti interventi veloci in cui noi applichiamo i protocolli di fast track, cioè di enhanced recovery after surgery, che vuol dire che sono una serie di stratagemmi, di items preoperatori, intraoperatori e postoperatori che consentono un recupero rapidissimo del paziente. Per capirci, niente sondini nasogastrici, niente cateteri vescicali, niente drenaggi, il paziente torna in stanza, dopo 4 ore si alza, cammina e beve la sera stessa. E dopo 2 giorni, se tutto va bene, va a casa sua. Ma dottore, un po' ce l'ha già detto chi sono i pazienti, diciamo, candidabili, no, all'intervento, ma ci sono invece dei casi inoperabili? Assolutamente sì. In questo, le indicazioni e le controindicazioni sono sancite dalle linee guida cui le parlavo prima, che sono consultabili online. Invito chi è interessato ad andare su www.sicob.org, che è il sito non il mio ma della società della Sicob, e lì c'è scritto un po' tutto. La chirurgia bariatrica, apriamo una parentesi, dottoressa, chirurgia bariatrica è la punta dell'iceberg. Spesso il chirurgo ne viene fuori come il campione. In realtà sotto l'iceberg è grande e c'è tutto un team multidisciplinare fatto di nutrizionisti, dietisti, psicologi, pneumologi, anestesisti, diabetologi, che lavorano per valutare la candidabilità del paziente e il tipo di procedura da fare a quel paziente, perché non esiste l'intervento ideale per il paziente obeso, esiste il trattamento multidisciplinare ideale per l'obeso personale, perché l'obeso che non è candidabile può avere un percorso nutrizionale. Certo. Al giorno d'oggi ci sono anche farmaci innovativi che consentono di trattare l'obesità, e l'indicazione all'intervento chirurgico scaturisce solo dopo vari meeting che vengono fatti, un percorso che il paziente obeso inizia, e i meeting sanciscono l'operabilità e il tipo di trattamento. Quindi non è il chirurgo è la punta dell'iceberg. Introduciamo l'ospite, il pezzetto che vedremo insieme a voi e insieme al dottore qui in studio, con la nostra ospite Iris Zani, che lei è la presidente dell'associazione Amici Obesi Onlus, un'associazione che è nata nel 2005 proprio grazie a lei, che ha avuto quest'idea, perché poi c'è tutto anche il discorso dello stigma, no, sociale che vivono gli obesi. E Iris si è operata
proprio avuto un intervento bariatrico, ma ci facciamo raccontare tutto da lei, anche perché questo come si lega al nostro territorio? Innanzitutto col fatto che ci sono diverse persone che hanno questo tipo di problema anche qui in Romagna, ma poi anche col fatto che c'è una mostra all'ospedale Ceccarini di Riccione, che è tuttora visibile e quindi potete andarla a vedere, che si chiama Chiave di Svolta ed è proprio promossa dall'associazione Amici Obesi Onlus e propone le storie di queste persone, di questi pazienti che hanno vissuto la chirurgia bariatrica ma anche molto altro. Sentiamo insieme la nostra ospite Iris Zani e poi torniamo in studio col dottore. Ciao Iris, benvenuta. Buongiorno a tutti e vi ringrazio per l'invito. Scusate la mise, ma sono in spiaggia. Scusate tanto. Bravissima. Ecco, la nostra Iris è in spiaggia, è in vacanza, in un bel posto all'estero, e questo è anche il motivo per il quale abbiamo dovuto fare il collegamento con lei, ma comunque la ringraziamo perché Iris ha voluto veramente esserci per questa trasmissione e per questo collegamento. Allora Iris, tu sei la presidente dell'associazione Amici Obesi Onlus, che nasce nel 2005, no? Come punto di ascolto e incontro per le persone con obesità, e questa associazione ha un grande obiettivo: dare voce alle persone e liberarle dalla paura di affrontare la malattia, favorendo lo scambio e il confronto affinché il muro del silenzio e della solitudine sia abbattuto. Questo è il testo che è scritto proprio da voi nel sito dell'associazione, e mi soffermo su queste due parole: muro del silenzio e della solitudine, qualcosa che tu hai anche vissuto sulla tua pelle. Ci puoi raccontare anche un po' della tua storia? Io devo dire, sono stata anche abbastanza fortunata. Ho vissuto la mia obesità fortunatamente non con il silenzio, diciamo quello reale, quello che si vive tutti i giorni, perché fortunatamente ho comunque avuto sempre una vita attiva, un lavoro, non mi sono mai diciamo reclusa niente, però purtroppo questo non è il vissuto di tanti altri pazienti. In 20 anni di attività, perché questa attività è nata nel 2003 quando io mi sono avvicinata alla chirurgia bariatrica appunto come paziente, e avendo riscontrato delle difficoltà, nel 2003 Google non era ancora così frequentemente utilizzato, insomma le notizie, le informazioni di cui necessitavo non era così facile ritrovarle. Mm-hmm. Mi sono ritrovata con altre pazienti in ospedale con la stessa esigenza di ricerca di informazioni, e da qui è nata l'idea di creare in un primo momento un forum di scambio di informazioni, e poi successivamente è nata appunto l'associazione. Scusami Iris, mi puoi dire quanto pesavi e come stavi vivendo insomma il tuo problema da obesa? Allora, come dicevo prima, ho vissuto la mia obesità sempre in modo abbastanza tranquillo, non ero mai contenta, non ero mai certo soddisfatta di me stessa, e quindi soffrivo, ma spesso lo soffrivo in silenzio, ma quel silenzio che appunto non percepivano gli altri. E il mio peso massimo a seguito delle due gravidanze è stato di 115 kg. E poi ho toccato la perdita di 35 kg appunto con l'aiuto della chirurgia bariatrica, che non è stata una passeggiata, ho avuto delle difficoltà, e quindi è giusto che ci sia la giusta informazione per chi ci si avvicina, e conoscere i benefici della chirurgia e anche le controindicazioni che possono esserci in questi casi. Come dicevo prima, l'obesità ogni paziente la vive in modo veramente personale. In questi 20 anni di attività ho conosciuto persone che si sono recluse completamente in casa, persone che soffrono e si alienano proprio, si abbandonano e preferiscono non vivere piuttosto che affrontare la situazione. Quello che vogliamo noi è che il paziente acquisisca consapevolezza, soprattutto inizi a capire, cosa che non è nota ai tanti, che è una malattia e come tale va chiesto aiuto, esattamente come con le altre patologie.
Quindi formazione, informazione e anche prevenzione, che è una parola importantissima, no? Sì, è molto importante. Purtroppo in Italia, nonostante l'obesità infantile sia dilagante, purtroppo di prevenzione se ne fa veramente poca. L'obesità non è riconosciuta come malattia e di conseguenza non vengono spesi soldi né nella formazione né nella prevenzione, men che meno nella prevenzione, soprattutto a livello scolastico. Per combattere questa reale pandemia, perché le società scientifiche la considerano la pandemia del secolo e che è in continua ascesa, purtroppo in Italia soprattutto non è ancora riconosciuta e quindi poco si fa. Ecco, tu come sei arrivata all'intervento di chirurgia bariatrica? Beh, ci sono arrivata quando tutti i tentativi precedenti non davano più l'aiuto sperato, non c'erano più i risultati che negli anni invece avevo ottenuto. Il nostro corpo con che cosa, Iris? Scusami, con le diete, con l'attività fisica, con che cosa? Sì, sono tutti passaggi che vanno fatti, sono passaggi che bene o male tutti i pazienti che soffrono di questo problema, che si tratti di sovrappeso, si tratti di obesità, sono passaggi che tutti facciamo. E sia l'età, sia la conformazione fisica e tante altre cose che non vi sto a spiegare perché io non sono un medico e come tale non mi permetto, appunto, di dare consigli medici, ma ci sono, diciamo, proprio dei passaggi da fare, delle prime cose, dei primi tentativi, e quando poi il peso diventa così importante si valuta appunto la chirurgia bariatrica, ma non come ultima stregua. Questo è quello che io tendo sempre a sottolineare: non deve essere considerato l'arrivo alla chirurgia bariatrica come un fallimento, ma semplicemente come un'altra metodica di cura. Purtroppo nell'opinione pubblica invece passa un messaggio completamente sbagliato, che spesso il paziente che si avvicina alla chirurgia bariatrica scelga una strada più facile. Questo non è assolutamente vero, ve lo assicuro. Cioè, nel senso che uno dice, uno pensa che ci sia meno impegno, meno volontà, sì. E invece no. Purtroppo lo stigma che accompagna questa malattia è quella sempre che il paziente manca di volontà sia nel seguire una dieta, per esempio, o anche appunto nell'approcciarsi alla chirurgia bariatrica, come se nel momento in cui fai un intervento poi tutto il resto venga da sé. Così non è. Poi, Iris, c'è proprio la questione, no, della trasformazione, la trasformazione del proprio corpo, no, che impone di ritrovare anche una certa consapevolezza, no? Anche quello forse non è molto, molto facile. Tu come hai fatto? Come si vive questa trasformazione? Ricordiamo, tu hai perso quanti chili dopo l'intervento? 35 chili ho perso. 35. E adesso li stai mantenendo quando ti sei operata? 2000. Con grande fatica. Che fatica? Perché stai facendo fatica? Ripeto, non è una bacchetta magica, comunque va. Ricordiamo sempre che, e questo non è noto, che l'obesità è una malattia recidivante, cronica, e quindi si ripresenta sempre, non bisogna mai mollare. Io ho rimesso un po' di peso dovuto anche ad altre patologie che spesso arrivano assieme all'obesità, perché purtroppo ci sono delle comorbidità che vanno curate. In Italia, per assurdo, curiamo le comorbidità e non curiamo l'obesità. E questo è veramente assurdo. Quindi la gestione del peso è forse la parte più difficile, non arrivare all'intervento, farsi operare, ma è proprio la gestione del peso successivo. Infatti è importantissimo il follow up. Io l'ho gestito abbastanza bene, nel senso, ripeto, ho avuto un grande aiuto avere questo gruppo, queste amicizie con la stessa patologia sicuramente è stato di supporto. E da qui la nascita dei nostri gruppi di mutuo autoaiuto. Ecco, e quanto è importante, Iris, che nel percorso vengano coinvolti anche i familiari? È importante, perché il supporto da qualunque
parte arrivi sicuramente dà dei benefici. All'interno di una famiglia sicuramente uno si aspetta di essere supportato, non sempre così, soprattutto se ci si approccia alla chirurgia bariatrica. Questa è una cosa anche abbastanza comprensibile, le paure, è sempre un intervento chirurgico, insomma, è capibile la preoccupazione dei familiari, ecco, questo ci sta. Però il supporto veramente, che possa essere di un familiare o di un amico o di un estraneo, tipo di un partecipante, ad esempio ai nostri gruppi, comunque fa bene all'anima e aiuta ad andare avanti. Senti Iris, in chiusura, chi può partecipare ai gruppi di autoaiuto, li hai citati tu, di Amici Obesi Onlus? Poi diamo anche qualche riferimento a chi possiamo scrivere, dove possiamo andare a vedere? Allora, tutti i nostri riferimenti li trovate, di conseguenza tutte le istruzioni e informazioni appunto sulle date e anche sulle location dei gruppi sparsi sul territorio italiano, li trovate sul nostro sito www.amiciobesi.it. Il grande lavoro che invece viene fatto di comunicazione viene fatto sul social, attualmente solo su Facebook. Il gruppo si chiama Amici Obesi, gruppo Facebook di Amici Obesi Onlus, e vi è anche un altro secondo gruppo molto importante che si chiama La Chiusura del Cerchio ed è destinato ai pazienti che a fine di percorso di dimagrimento si approcciano alla chirurgia di ricostruzione. Per trovare la propria chiave di svolta, cara Iris, perché l'obesità si può e si deve combattere. Assolutamente sì, e con il supporto di persone che vivono la stessa patologia diventa un pochino più facile. Grazie, grazie davvero a Iris Zani, presidente dell'associazione Amici Obesi Onlus. Buona vacanza a te. È quasi finita purtroppo. Grazie, goditela, grazie, goditela finché non finisce. Grazie davvero Iris. Grazie, un abbraccio. Grazie a tutti. E questa era la nostra Iris Zani, presidente dell'associazione Amici Obesi Onlus. L'abbiamo ascoltata con molta attenzione, vero dottor Lucchi? E Iris ci parlava proprio di una difficoltà anche, no, dopo l'intervento, perché bisogna essere bravi, no? Anche dopo. Si può mantenere per tutta la vita il calo ponderale ottenuto? Allora, guardi, Iris puntualizzava una cosa molto importante che io dico sempre a tutti i pazienti che vedo. Sì. La chirurgia bariatrica non è una bacchetta magica. Il paziente che si sottopone a chirurgia bariatrica, prima di tutto fa un percorso spesso con lo psicologo. Noi abbiamo dei gruppi di sostegno psicologico col nutrizionista e con le dietiste, perché il modo di approcciarsi al cibo e di stare a tavola dopo questi interventi cambia per sempre. Paradossalmente uno si troverà a comportarsi a tavola come dovremmo fare tutti, anche chi è normopeso, perché in realtà noi mangiamo tutti di più. E quindi più di quello che ci serve. Quello che ci serve, l'intervento chirurgico aiuta ad avere un comportamento alimentare adeguato. Poi il calo di peso di questi interventi noi lo misuriamo con vari parametri, fra cui la percentuale di eccesso di peso iniziale che uno perde nel tempo. Diciamo che per avere un successo si deve perdere almeno 50% dell'eccesso di peso dopo 2 anni. Alcuni interventi hanno un reincremento ponderale fisiologico che abbiamo notato, tipo la sleeve gastrectomy, perché lo stomaco comunque è elastico, pian piano si dilata. Altri di meno, il bypass gastrico funziona di più. Il mini bypass gastrico, che di mini ha solo il nome, è uno di quelli più efficaci nel mantenimento del peso. Quindi non tutti hanno lo stesso tipo di andamento. Quello che è fondamentale, cui Iris ha accennato giustamente, è il follow up. Cioè, noi vogliamo operare i romagnoli perché il follow up, che è più semplice effettuarlo se uno deve fare 10 km o 5 piuttosto che 30 o 50 o 100, consente di avere un aggiustamento da parte del dietista, del nutrizionista, eventualmente dello psicologo, che faccia funzionare bene questo intervento chirurgico.
perché il paziente alla fine si sottopone a un rischio. Ci tengo a precisare, perché è un leitmotiv del presidente attuale uscente Marco Zappa della mia società, di cui faccio parte, che la chirurgia bariatrica è una chirurgia sicura. Purtroppo erroneamente va alla ribalta delle cronache, un po' per colpa vostra, dottoressa, mi consenta, per i casi che finiscono male. Tutte le chirurgie possono avere una mortalità. Avrete sentito tutti? Muore perché voleva dimagrire. Sì. Nessuno però scrive... Ovviamente sono casi estremi, quindi sono casi vanno estremi. Riportati, però ecco, non è la regola. Non è la regola, però agli occhi del pubblico il messaggio muore perché voleva dimagrire è un po'... Sì, è una semplificazione estrema. Perché, dottoressa, chi si sottopone a un intervento chirurgico per un cancro e muore purtroppo per una complicanza, nessuno si sognerebbe di scrivere muore perché voleva guarire dal cancro. Certo, sì. Ha capito? Tutto nasce dal non considerare l'obesità come una patologia. Mi lasci dire che la mortalità degli interventi di chirurgia bariatrica, qui lo dico per chi ci segue da casa, per essere chiari, è inferiore alla mortalità di un intervento che molti di noi a cui si sono sottoposti, che è la colecistectomia. Quindi ha una mortalità inferiore. Devo dire, dottore, che adesso ultimamente, negli ultimi anni, aiutano molto in questo campo, no? Anche nel raccontare le storie di questi pazienti extra large, no? Ultra obesi, anche sì. Programmi televisivi che per esempio raccontano proprio tutto il percorso e certamente non parlano, no? Di persone che muoiono per questo tipo di percorso. Quindi ecco, diciamo che anche noi ci stiamo sensibilizzando di più, noi comunicatori, diciamo. È fondamentale che lo facciamo. È fondamentale. Lo faremo, cerchiamo di farlo noi anche qui oggi. Senta, dottore, ma si può realizzare la scomparsa totale delle comorbidità di cui parlavamo prima? Assolutamente sì. Guardi, la società, ti ribadisco, di cui faccio parte, si chiama SICOB, Società Italiana Chirurgia dell'Obesità e delle Malattie Metaboliche. Perché soprattutto dopo il bypass gastrico, quasi sempre il diabete, il paziente obeso diabetico, guarisce dal diabete. Così come l'ipertensione, così come le apnee ostruttive. Quindi la nostra chirurgia è una chirurgia efficace, che cura le persone. Quindi la chirurgia bariatrica, anche se costosa, perché è una chirurgia costosa, comunque facendo i conti della serva alla fine, fa risparmiare anche denaro alla sanità pubblica. Allora, vediamo una foto in chiusura del team del dottor Lucchi, che siamo tutti contenti di vedere, anche un bel team, bello numeroso, siete in tanti, E poi vorrei anche farle fare un passaggio, mentre vi vediamo qui tutti insieme, e un messaggio sull'obesità infantile, cosa dobbiamo dire ai genitori anche, no? Allora, come mi riallaccio a quello che dicevo all'inizio, avremo, se questo è il trend, nel 2035 il 35% di obesi. Noi possiamo fare, ovviamente noi non possiamo operare tutti gli obesi, non è questa la strada. Lei calcoli che vengono fatti in Italia 30.000 interventi all'anno, ci sono 1.600.000 obesi. Sull'obesità infantile la prevenzione e la corretta educazione familiare, scolastica e della società, delle istituzioni, alla corretta alimentazione, all'attività sportiva deve fare il gioco da padrone. Perché, ripeto, non dobbiamo arrivare a quel 35% del 2035, perché noi non vogliamo operare tutti gli obesi. Grazie mille, grazie dottor Andrea Lucchi, per essere stato qui con noi, direttore della chirurgia generale dell'ospedale di Riccione e del centro di chirurgia bariatrica di Riccione, che abbiamo detto è veramente un'eccellenza. Grazie per quello che fate e per le persone che aiutate, però il messaggio del dottore è davvero molto chiaro, bisogna avere un'educazione, bisogna essere bravi, io dico così, no? A monte, per non arrivare poi ad aver bisogno di questo tipo di interventi. Grazie dottore, torni presto. Grazie dottoressa dell'invito gradito. Io vi do appuntamento alla prossima settimana. Nel frattempo, mi raccomando, abbiate cura di voi.